Oltre un mese di eventi e iniziative dedicate alla figura femminile, mostre, convegni, spettacoli teatrali, concerti e un calendario ricco, quello del Marzo Donna 2016, presentato questa mattina dalla consigliera delegata alle pari opportunità Simona Marino e organizzato con gli assessorati al lavoro, alla cultura, ai giovani, all'istruzione e al welfare. La manifestazione si intitola Io sto vicino a te, dalla celebre canzone di Pino Daniele, e vuole dare visibilità a tutte le realtà del territorio quotidianamente impegnate al fianco delle donne. Il sottotitolo, che è quello più politico, è la forza delle donne tra comunità e territori. Perché la forza delle donne? Perché io, girando per la città, dalle periferie al centro, ho visto che ci sono tantissime iniziative, risorse, attività che le donne fanno sui territori, dove creano comunità, sono luoghi di appartenenza ma sono anche luoghi di resistenza, ed è molto importante che siano nominati e che tutte le associazioni e le donne, anche le singole che lavorano sui territori, abbiano finalmente un modo per mettersi in comune, per contattarsi, per conoscersi. Nei diversi appuntamenti, più di 100 quelli in programma fino ad aprile, si affronteranno le tematiche di genere da molteplici punti di vista e saranno coinvolte municipalità, istituzioni universitarie e scolastiche, associazioni di categoria, sindacati, artisti e ordini professionali. Come assessorato ai giovani abbiamo rafforzato l'impegno dedicato alle ragazze e ragazzi, raccontare quindi che cos'è l'8 marzo e andare oltre il gesto consumistico della mimosa o della festa. La nostra proposta è Zero Mimose, un appuntamento al Gambrinus che vedrà coinvolte tantissime scuole e tantissimi istituti della nostra città, proprio nell'impegno di essere non soltanto una città che guarda le donne, ma soprattutto che le valorizza. Dall'8 al 13 marzo il Maschio Angioino e il Colonnato di Piazza del Plebiscito saranno per l'occasione illuminati di giallo. Questa iniziativa assume anche il valore di ricordare come c'è stato un tempo in cui le donne non votavano e che sulla strada dei diritti non è una strada conclusa, ma è una strada che ancora va percorsa, anche perché, ed io ci tengo a dirlo, questa è un'iniziativa in cui, che noi chiamiamo Marzo Donne, ma partecipano anche con loro iniziative le trans e le lesbiche, l'associazione Arcilesbica. Questo perché? Perché i diritti non finiscono mai e la richiesta dei diritti non finisce mai, l'abbiamo visto anche in questi ultimi giorni nel nostro paese, quindi penso che sia un segnale per continuare a lottare.